Buongiorno, 6 di mattina. Che brutta roba, che brutta roba. 4 modeste ore di sole sulle spalle. Sto malissimo, ragazzi. Adesso devo partire perché sono sostanzialmente abbastanza in ritardo, come al solito. E stanno passando chiaramente tutti ora, quindi non sto riuscendo a uscire dal parcheggio. Oh, 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 è il mio momento. Via. Ah, che bella luce che ci sta donando però questo orario mattiniero. Bello, bello, cos'è? L'alba. Wow. Ah, troppa, troppa. Non vedo niente. E bambà, devo scaricare un sacco di cose. Ho anche il bagagliaio pieno. Cade tutto. La situazione del nostro camper al momento è questa. Ma noi crediamo in lui. Per ora sembra andare. Spingimi dalle chiappe. Oh, grazie. Noi ci fidiamo. No, no, fammi stare qua. Per l'amor di Dio. Quali sono le probabilità di rimanere a piedi, Marco? Per me è 100% proprio. Benone. Però io colazione la volevo fare, raga. Ah, io ho portato una crostata. Stiamo partendo in direzione Padova per il Celebration Fest. Suoniamo stasera alle 21:30, ma come potete notare stiamo partendo prestissimo perché abbiamo il soundcheck di mattina a un orario indecente, non so per quale motivo, ma queste sono state le direttive dall'alto e noi le seguiamo. Tutti un po' ammalati, io qui ho un pochino di spifferi dal finestrino che mi faranno ammalare ancora di più, ma siamo carichi. Buongiorno. Steve, hai presente quel film con Keanu Reeves che guida tipo un autobus e non si può mai fermare, se no esplode tutto? Sì. La situazione più o meno è quella. Non ti fermare, per favore. È come Speed. Se ci fermiamo, rimaniamo fermi per sempre. E perdiamo il concerto, quindi bisogna andare. Situazione molto vintage, molto bella. Caratteristica. I bei ricordi che ti fai in gioventù. Ci siamo fermati in autogrill per prendere la colazione, ma siamo dovuti rimanere su con il motore acceso. Era da un po' che non lo dicevi. Dicevo, motore acceso perché sennò si spegne e siamo qui per sempre. No, rimaniamo qua. Ma che trasboia. Bene, ma non benissimissimo. Via di mezzo. Mi metto lo sciarpino là. C'è un gran spiffero. Ragazzi, documento live. Il down di Instagram. Instagram, ragazzi, è morto. Non va più a nessuno. Crashato totalmente. Intanto succede un casino. E noi siamo ancora arrivati, siamo ritardissimo. Dovevamo essere lì 20 minuti fa. Siamo ancora per strada. Abbiamo avvisato, però non dovrebbero esserci problemi per il nostro ritardo. Ce la faremo, speriamo. Awi, russa paglia. Contro ogni previsione, il camper è giunto a Padova. Adesso siamo dentro un asilo nido in realtà, perché non sappiamo dov'è il parco o dove dobbiamo andare a suonare, ma il camper del 94 è giunto a Padova e mi sembra già un enorme successo. Noi andiamo alla ricerca del palco e là il camper con Steve e Frank sopra sta parlando con una persona. Vabbè. Ah, forse devo far passare questo camion qui. Vabbè, dai. Tutto bene, Steve? Camper spento, per cui probabilmente avremo bisogno dei cavi per farlo ripartire. Siamo arrivati, miracolosamente. Siamo arrivati al parco, siamo arrivati al Celebration Fest, però non possiamo ancora fare niente in realtà, anche se siamo in ritardo, perché ci sono i magistrati, non ho capito, della gente del comune che deve controllare delle cose, quindi aspettiamo. Qui ancora hanno da fare delle cose perché la commissione è arrivata in ritardo, per cui andiamo a farci una passeggiata per Padova, magari andiamo a farci una colazione e ci rilassiamo un po'. Potevamo dormire. Che belli, ci sono gli orticelli. Stiamo vagando per Padova alla ricerca di un bar con scarsi risultati. E intanto Instagram è resuscitato e nelle stories di Rovere stiamo organizzando un calcetto con chi vuol venire di fianco a dove ci sarà il festival, di fianco a dove c'è il palco, che ci sono dei campi. Nella speranza che qualcuno porti un pallone si farà un 5 contro 5. Io in realtà devo montare un video di Space Valley, quindi probabilmente io non giocherò. Purtroppo per i miei compagni di squadra, dato che sono fortissimissimo a fare schifo. Chi è il più forte qua a giocare a calcetto? Steve è sempre stato il puntero. Cioè, sei forte? Fai sempre gol? Io sono Pippo Inzaghi. Ma questo ci dà modo di visitare un po' questa città veneta nel suo splendore complessivo. Secondo voi, ragazzi,
quali sono meglio? Le mie rosa o le sue gialle? Le mie gialle, sicuro. Rosa. Oh, sì? Rispetto a quelle sì, ma la guarda per poveri. Siamo tornati al palco, scarichiamo il camper e iniziamo il soundcheck. Ah, vi spiego, nonostante i ritardi oggi, mentre di solito abbiamo tipo mezz'ora per fare il soundcheck, oggi siamo un pochino più larghi, perché l'altro gruppo che si esibirà, ciao Eddie, dopo di noi sono le mandorle, che fanno un soundcheck super super veloce e soprattutto arrivano il pomeriggio, quindi possiamo spaziare fino a l'una, possiamo fare il soundcheck. C'è un Cristo da qualche parte per cui perdiamo 60 anni. Ci saranno problemi tecnici sicuramente, sì. Piccolino ma carino, caratteristico, molto fieristico. Ci abbiamo già del pubblico lì, super carico. È iniziato il soundcheck della batteria, intanto Spider-Man. Soundcheck finito, è andato tutto bene. In teoria da programmi iniziali doveva finire tipo alle 11, 11 e mezza. Invece è l'una e mezza e stiamo morendo di fame. Dobbiamo correre a pranzo e per la prima volta su questo canale vedrete una persona che magari qualcuno di voi conosce, conosce bene. Ah, non ci avevo pensato che succedeva questo in questo vlog, sono contento. E approfitto di questo momento in cui io ho già smontato, perché ho soltanto un microfono e loro stanno smontando tutto, per dirvi che una delle cose belle dell'essere tornati in pari con i vlog è che possiamo parlare direttamente, come è successo nel vlog di ieri. E a proposito di quello volevo ringraziare. Sto facendo un discorso serio, Steve. Dimmi. Ho la cacca. Vai a farla. Anch'io. Comunque, sono contento perché il mio discorso nel vlog di ieri, chi se lo fosse perso lo vado a recuperare, quello in cui cado dalla transenna. All'inizio ho 4 minuti di parlato in cui parliamo un po', vi do un po' di news, ci confrontiamo, vi spiego un po' di cose, faccio anche qualche scusa, eccetera. Ha avuto un bel riscontro nei commenti, sono contento che ci siano persone che possono e abbiano capito quello che ho detto e mi abbiano dato un feedback positivo di cui sono stato veramente contento. Grazie. Ah, è arrivato qui. Gatto, stai per apparire. Il gatto sul tubo. Signori e signori. Vi lascio il link in descrizione del suo canale YouTube e di Twitch. Detto questo, non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Insomma, ho letto un po' di commenti dello scorso video e sono rimasto molto contento di voi e di tutto. E bene, 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 bene. È un buon punto di partenza. E adesso, ragazzi, andiamo a mangiare. Eh sì, ci tocca. Stiamo entrando al sushi. E questo sushi, ragazzi, è bellissimo. Lì c'è il rullo, lì ci sono i tavolini, ma è super bello, super grande. Complimenti. Va, che bella tavolata. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito a tutti. Metti l'audiolibro, gatto. Ah, vabbè. Ispettore Legras raccontò il più fedelmente il che gatto potè ascolta la propria gli audiolibri mentre celebranti guida della palude, narrando una storia alla quale io stesso notai. E... ciao, gatto. Ciao gatto, grazie per questo cameo. Andiamo a esplorare Padova. Devo fare in modo di tornare in tempo, di tornare presto. E mentre loro giocano a calcetto monterò. Devo montare per domani il video di Space Valley. Devo farlo qua. Spero ci sia una presa di corrente là dal palco. Dovrei tornare adesso in realtà a farlo. Però mi scocciava non vedere Padova perché non l'ho mai vista. Giretto veloce e poi vado al lavoro. Hai mangiato bene? Molto. C'è una chiesa spezzata a metà come San Petronio a Bologna. Comunque sushi al rullo super buono. C'erano pochissimi posti a sedere. Il rullo era cortissimo, quindi la roba era super fresca. Ma mega buono, il salmone stra buono. Colpitissimo, speso anche poco. Grazie mille gatto per averci portati. Se ripasserò da Padova, ripasserò anche da quel sushi. Ragazzi, ma io Padova non l'avevo mai vista e non avevo idea di che faccia avesse, ma molto molto veneta, ma molto caratteristica. Mi sta impressionando. Che cos'è? Sembrano vive. Sembrano essere viventi. Stanno abbandonando. Mentre vlog la gente mi abbandona. Ma ci sono i portici anche qua come a Bologna. La chiesa, il fiume che passa in mezzo, i portici. Non è Steve che siamo a Bologna. Siamo a casa. È un complotto. Il tour di Padova continua. Siamo in una bellissima piazzetta che ci informa la Kiki, che è la piazzetta, scusa, la chiesa più richiesta per i matrimoni di Padova. Quindi mi sposerei volentieri. Tutti a naso all'insù per questo bel orologio strano che sembra una cosa alchemica. Non so cosa sia. Mi fa ridere che prima delle date, prima dei concerti, ci mettiamo a visitare le città. Come è successo a Piacenza. È partita la caccia al tesoro perché c'è un detto, sempre la Kiki, che in questi segni dello zodiaco qua manca la bilancia. Perché, storia lunga, per segnare un'ingiustizia. Per cui hanno nascosto poi successivamente una bilancia da qualche parte in questa piazza. Ciao. Ciao. Sto documentando Padova, vedi? Bilancina nascosta. Lo so che ho appena mangiato il sushi, ma languorino. Purtroppo i mercati però sono in gran parte chiusi. Oh, pare Venezia.
veneziani, non insultatemi, io so che in Veneto vi state tutti un po' sulle palle tra le varie città e non so se ho detto una cosa molto cattiva nei vostri confronti dicendo che questo palazzo pare Venezia, ma ragazzi pare Venezia, forse anche un po' Verona, qualcosa del genere, una città che ho visto ha qualcosa, ma non lo so, non sono bravo in queste cose. Mi dicono che questo è un posto tipico e mi ispira tantissimo, molto carina. Stiamo entrando in quello che credo sia il palazzo dell'università, avevo capito. Ragazzi, sembra davvero Bologna. Per chi la conosce qua, sembra di essere in via Zamboni. A pari pari, allucinante. E continuano gli scorci instagrammabili. Aspetta che mi metto di qua, che si vede ancora meglio. No, mi ha rubato il posto. Lasciamo il gruppo vacanze e andiamo verso il palco. Io, Frank e Paga. Che abbiamo... Cosa fai? Tra chi deve dormire, chi vuole giocare a calcetto e chi deve montare. Torniamo al palco. Peccato perché questo tour mi stava piacendo, mi sta interessando. Ma ci sta anche riposarsi un po', sedersi, stare tranquilli, caricare il telefono prima del concerto, così siamo belli pronti, rilassati, riposati, pronti, rilassati, riposati, riposati, pronti, rilassati. È tutto vetrato. Andiamo su, sperimentiamo i mezzi pubblici perché tornare a piedi ci voleva troppo e queste mammolette non volevano tornare camminando. Quindi tram. Credo sia la seconda volta in vita mia che salgo su un tram. A Bologna non ci sono. Ed eccoci qua. Di fianco al palco mi hanno preparato una postazione dove posso mettermi a montare video, così posso andare avanti con l'editing del video di domani di Space Valley. Si sta proprio bene. Ragazzi, ci vediamo tra un po'. Il montaggio stava continuando, trasferito però all'interno del camper perché fuori si congela, ma ragazzi è arrivata la pappa, quindi pausetta. Buon appetito ragazzi, sembra anche buona, com'è? È una parmigianona, buona, buona. Qui c'è un bicchiere se volete. E devo dire che il camper del 94 anche nella notte ha un certo fascino. Buon appetito. Grazie, siamo buona. Proprio una bella famiglia. Discussione in corso perché Eddie sta mangiando così. Beh, qua c'è una luce. Lente contatto messe, siamo quasi pronti. Qui c'ho gli in-ear, l'acquetta, l'asciugamanino e tra pochissimo saliamo sul palco. Non so quanta gente ci sia, secondo me non tanto perché comunque siamo in una zona un po' lontana di Padova. Fa un gran freddo e soprattutto siamo noi, quindi non ci sarà tanta gente. Però ci divertiremo, spaccheremo e balleremo insieme. E nulla, siamo carichi e adesso ci prepariamo. È giunto il momento. Sempre euforico, sempre carico, mi piace tantissimo ragazzi, mi piace veramente tanto. Ragazzi, voglio sapere, tutto buio, se siete carichi. Sì! Vabbè, le mani non tremano ancora. 3, 2, 1! Sì! Contro ogni previsione. Il camper, ragazzi, sentite che bel suono che fa. È partitissimo, subito. Siamo partiti e siamo una band proprio 2019. Invece che le birre abbiamo l'acqua. Salutiamo Padova. Ciao Padova. Torniamo a Bologna. Ho sonnissimo, ragazzi. Guardate che cosa ci ha regalato una ragazza oggi. Paura di dover passare inosservato. Cuffia da Elisabetta. Qui ci siamo noi. Panico. E qui c'è il nostro logo. Qui ci siamo anche tutti insieme. Te sei la frutta, Marco. Sei sfocato e la frutta. Sono la frutta. Allora, mi sono appena svegliato, scusate, sono un po' rincoglionito. È tardissimo, sono tipo le... Ma Steve mi ha detto che è di qua. Ho sbagliato strada. 3:30, ho dormito, stando seduto, proprio seduto, dritto, senza appoggiarmi a niente. È stato molto brutto e in questo momento sono molto riccio, ma sono dettagli. Volo alla macchina perché fa tanto tanto freddo. Porca vacca. Sarà che domani mi dovrò alzare veramente presto la mattina, ma sto accusando parecchio la stanchezza e mai come prima d'ora dopo un concerto sto sognando il letto. Mi accendo lo scaldachiappe, così magari smetto di tremare e vado. Non so esattamente dove, ma vado. Perché è partita la mia canzone? Con molta molta calma però. Amici, vi posso assicurare che lo scaldaculo è la svolta. Cioè per l'inverno veramente te lo cambia da così a così. Fantastico.